Noi oggi abbiamo 4 acceleratori lineari, di cui 2 nuovissimi. È possibile arrivare a colpire le cellule malate senza fare danni collaterali ai tessuti intorno. È possibile inoltre fare una chirurgia di precisione, quella che si chiama chirurgia stereotassica o radiochirurgia, che riguarda sia il cervello, la testa, sia la colonna vertebrale. Abbiamo la massima dotazione tecnologica esistente in Italia, al di là di quello che è la protonterapia che va concentrata in 2-3 punti, quindi oggi nelle Marche c'è. La radioterapia di Ancona completa la rete che abbiamo in tutta la regione, per la quale i pazienti oncologici e ematologici, se hanno bisogno di fare radioterapia, trovano in tutte le parti del territorio la migliore risposta possibile, senza necessità di uscire fuori dalla regione. Siamo molto contenti di quello che si è riusciti a fare, ma non basta la tecnologia. Oggi ci vuole la massima motivazione di tutta la rete degli operatori, assieme a tutte le associazioni di volontariato, a tutti coloro che si occupano di sanità, di presa in carico dei cittadini, perché fare di più per la salute dei cittadini si può. È possibile, lo abbiamo dimostrato anche con dati di salute che nelle Marche sono migliori rispetto al passato. Non ci dobbiamo fermare, oltre agli investimenti e alle tecnologie ci vuole il tempo.